Buonasera, nuovo numero di pro e contro. Siamo qui per tornare sugli eventi dell'ultimo fine settimana, ma sposteremo anche l'attenzione su quelli del prossimo weekend con la Lega Pro e la Serie D, che come sapete sono i nostri campionati di riferimento. È stato un fine settimana, quello scorso, dominato dal derby tra Teramo e L'Aquila, un derby che ha rilanciato le quotazioni dell'Aquila, che ha trovato la prima vittoria in campionato con il neotecnico Zavettieri in panchina, mentre il Teramo ha perso non solo la partita ma anche la vetta del girone B di Lega Pro. Invece in Serie D, clamoroso unplain delle cinque sorelle abruzzesi, tutte vincenti, e quindi segnali davvero positivi che sono arrivati da tutti i campi dove erano impegnati le nostre rappresentanti. Parleremo di tutto questo con i nostri ospiti. Chiaramente all'inizio focalizzeremo l'attenzione proprio su Teramo L'Aquila e sulle conseguenze che avrà questo risultato sulle due squadre abruzzesi. Allora, Jacopo Forcella, che risaluto. Ciao Ciao Andrea, ciao, Jacopo. ben rivisto. Ciao. Poi un benvenuto nei nostri studi a Francesco Ciccio Micciola, DS del San Nicolò. Buonasera, buonasera. Grazie direttore per essere nei nostri studi, e poi torna dopo qualche settimana e mi fa molto piacere in un'altra trasmissione Ania Cantagalli del Ciao, Messaggero. Andrea, buonasera. Buonasera Ania. E poi dovremo avere in collegamento audio-video dall'Aquila, via Skype, il centrocampista dell'Aquila Francesco Corapi. Ciao, ciao Francesco, ciao Francesco, buonasera e complimenti per questa prima vittoria. E parto subito da te perché chiaramente nell'ultima settimana, Francesco, sono successe diverse cose nel capoluogo d'Abruzzo: l'esonero di Pagliari, l'avvento di Zavettieri, questo derby che era molto molto atteso, ed è arrivata la vostra prima vittoria. Insomma, vi aspettavate di partire così con il piede giusto, col nuovo allenatore, o magari anche il pareggio era il risultato che forse potevate inseguire maggiormente, quello più alla portata? No, diciamo che ci aspettavamo una cosa del genere anche prima che arrivasse il mister Zavettieri, perché nelle ultime partite ci eravamo ripresi, avevamo avuto un po' di sfortuna nelle prime partite, quindi sapevamo che la vittoria potesse arrivare di lì a poco. Senti, che cosa ha portato secondo te Zavettieri, se c'è qualcosa che ha portato? Ma prima ancora, cosa si era spento un po' in Giovanni Pagliari, tanto da arrivare a questo esonero? Tu che idea ti sei fatto da, insomma, persona che chiaramente vive dall'interno le cose? Ma diciamo che non si era spento nulla, soltanto che il calcio è questo, quindi quando i risultati non vengono di solito paga l'allenatore. A noi è dispiaciuto tantissimo perché abbiamo vissuto un anno splendido la scorsa stagione e sicuramente ci dispiace perché è stata una sconfitta soprattutto per noi giocatori. Tu sei tra i pilastri dell'Aquila, eppure qualche domenica fa sei stato escluso dalla formazione titolare nella gara contro il Prato, dove poi insomma sei entrato e hai fatto gol. Cos'è? Si era incrinato qualcosa, oppure è stata soltanto una semplice scelta tecnica quella che fu presa allora da Pagliari? Aia. Si è evidentemente inceppato il collegamento audio-video, che cerchiamo di ripetere. Pronto? Ah, ecco qui, Francesco. Ti Sì. dicevo, insomma, di quell'esclusione con il Prato, semplice scelta tecnica era stata? Sì, semplice scelta tecnica dovuta al fatto che sia io che Marco Pomante, a detta del mister, magari eravamo un po' più preoccupati del resto della squadra per quanto riguarda la situazione, perché essendo capitano e vice capitano avevamo più responsabilità addosso, ci ha voluto un pochino sgravare un attimino di responsabilità, tutto lì. Senti, Zavettieri, come ti dicevo prima, cosa pensi abbia portato? Come si è presentato al gruppo in questa prima quasi settimana intera di lavoro? No, è entrato in punta di piedi, ha portato sicuramente molta, molta serenità, poi il risultato di domenica ha facilitato un po' il tutto perché adesso c'è un ambiente diverso nello spogliatoio, siamo un po' più tranquilli.
C'è Jacopo Forcella, il collega Sì, Jacopo. ciao Francesco, ciao, buonasera. Buonasera. Ti volevo chiedere, domenica quando c'è stata la sostituzione, proprio sei uscito tu, è entrato Zappacosta, sbaglio o non eri proprio particolarmente contento di lasciare il terreno di gioco? Forse all'inizio non l'avevi capita quella sostituzione. No, Tieni diciamo che un po' mister. allontanato dal bordocampo, eh. Poi hai visto il 4, vero? Sì, no, il mister ero vicino alla panchina, mi ha detto vieni e io non, sinceramente all'inizio non avevo capito, poi ho guardato il tabellone, ho visto il mio numero e sono uscito, però penso che tutti i giocatori no, vorrebbero giocare sempre, quindi un po' di rammarico c'era lì, però poi è passato subito tutto e a caldo magari fai. E puoi avere questa reazione che alla fine non è stata neanche una reazione, è stata solo un momento di così di rammarico, però Forse c'è qualche problema, volevo pronto? chiedere. Ah, ecco qui, ti riabbiamo No, mi Francesco. arrivano delle Dicevi? chiamate al cellulare, quindi Ah. cade. Sì, vi mettono in attesa. No, dicevo, poi è passato tutto perché giustamente il mister ha. Va bene, c'è evidentemente qualcuno che interferisce, che vuole contattare Francesco, ma Francesco è in Pronto? collegamento con Sì, noi, sono. ecco. Scusate, però non continuano a Non chiamare. ti Dicevo, preoccupare. poi è passato tutto perché alla fine a freddo capisci che il cambio era giustissimo perché Zappacosta sicuramente poteva portare più equilibrio di me in mezzo al campo e comunque il cambio comunque è stato decisivo perché alla fine Giacomo ha fatto l'assist del gol, quindi è stato un cambio giusto. Quindi niente sconti, è un calabrese zavettieri come te, però niente sconti sul fatto che siete corregionali, eh? No, 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 assolutamente. Lui fa le sue scelte perché l'allenatore vede sicuramente la partita meglio di noi. È stato un cambio comunque coraggioso perché. E non ha levato nessuna delle 3 punte, e secondo me proprio questo cambio ci ha fatto vincere la partita. Perché se avesse tolto magari a mio parere, un attaccante, ci saremmo abbassati ancora di più e non staremmo qui a parlare di una grande vittoria. C'è la collega Agnia Cantagalli che vuole farti una domanda. Scusami, ho già Sì. bruciato la domanda. Ah, Perché sì? gli volevo chiedere se appunto lui si aspettava che Zavettieri non facesse un passo indietro e lasciasse appunto le 3 punte. Con l'uomo in meno. Quando ho visto Giacomo che stava per entrare, sinceramente pensavo che togliesse uno tra Pacilli e San Domenico, perché lì per lì pensavamo che si volesse coprire. Invece poi ha tolto me, ha avuto ragione perché non ci siamo abbassati più di tanto e loro alla fine anche in 10 non hanno creato poi chissà che. Senti, Francesco, cosa ti avevano detto prima di questa partita del derby Teramo-L'Aquila che aveva deciso una stagione appena 2 anni fa? E tenuto conto anche che per voi arrivava in un momento estremamente delicato. Niente, i tifosi ci avevano detto di lottare su ogni pallone e di vincere perché loro ci tenevano particolarmente. Poi, essendo un derby, è una cosa che viene da sé il fatto di lottare su ogni pallone anche per i tifosi. Quindi sapevamo che era una partita sentita anche fuori dal campo e ci abbiamo messo l'anima anche perché era arrivata l'ora di vincere perché davanti iniziavano ad andare forte. E ora che campionato si prospetta per l'Aquila, che era attesa a un'annata da protagonista? Non dico vincere il campionato, ma comunque un'annata importante. Invece siete partiti con il piede sbagliato. Ora invece riuscite anche un po' a rompere questo tabù interno, perché l'Aquila spesso fatica proprio tra le mura amiche a, non dico a imporre il gioco, ma a concretizzare la manovra. Sì, ora cambia tutto perché comunque sì, adesso questa vittoria ci ha dato grande entusiasmo. Fortunatamente lì davanti non stanno andando fortissimo perché il Pisa ha rallentato, l'Ascoli ha rallentato, quindi abbiamo la possibilità di rientrare perché siamo solo a 5 punti dalla prima. Ecco, la partita con la Lucchese non va affatto sottovalutata, non ve lo potete permettere, intanto per la classifica, ma poi anche perché appunto in casa stentate un po'.
No, no, non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno perché sì, siamo una squadra forte, ma siamo forti se mettiamo in campo tanta concentrazione e non sottovalutiamo l'avversario. Se dovessimo sottovalutare l'avversario andremmo sicuramente in difficoltà. Allora, io prima di salutarti ho altre due domande da farti. Sì. Intanto, come ti trovi in Abruzzo, come ti trovi all'Aquila? Ormai un anno e mezzo che sei nella nostra regione, come insomma ti trovi, cosa apprezzi? E poi sul campionato, dando uno sguardo alla classifica, al valore delle squadre, quale vedi come candidata finale alla vittoria? Allora, all'Aquila mi trovo particolarmente bene, anche perché comunque i risultati dello scorso anno mi hanno e ci hanno aiutato perché abbiamo fatto un'annata straordinaria, quindi sono ben voluto dal pubblico, dai tifosi, dalla società, quindi è sempre più facile quando accadono queste cose. Per quanto riguarda le squadre, a livello di organico, Pisa, Ascoli e Spal, insieme a noi potremmo essere le favorite del campionato, poi sicuramente ci sarà la solita sorpresa come ogni anno, però in questo momento io non pensavo magari che il Pisa facesse così tanta fatica co così come l'Ascoli, invece sto notando che anche le squadre piccole si fanno valere. Francesco, aspettiamo la tua prossima prodezza da calcio piazzato, gol col Prato, poi basta pali, vogliamo la palla in fondo al sacco, va bene? Speriamo bene. Grazie Francesco, sei stato gentilissimo. Grazie a voi e buona serata. Grazie, buona serata, buon campionato. Tra l'altro ringrazio anche l'addetto stampa dell'Aquila Alessandro Canfora che insomma ha reso possibile questo collegamento Skype. Grazie dunque a Francesco Corapi, l'auspicio insomma prossimamente di averlo anche nostro ospite in studio. Allora, noi ora ci andiamo a vedere la clip preparata dal nostro Gianmarco Menga e dedicata al match winner del derby Salvatore San Domenico. Poi ci ritroviamo per commentare con i nostri ospiti la partita. Nella sua commedia Dante lo incluse tra i beati del paradiso, ma Domenica, pianodaccio San Domenico, quell'aquilano di nome Salvatore, è sceso all'inferno e ha esorcizzato il diavolo, regalando il derby all'Aquila intera e al neotecnico Zavettiere. San Domenico, una vera e propria bestia nera per il Teramo, colpito dal folletto campano sempre a pianodaccio con la maglia dell'Arzanese, sia 2 anni fa, piatto destro chirurgico che valse l'1-0 finale, sia la scorsa annata, grazie ad una delle due reti che determinarono la vittoria esterna dei suoi, un diagonale dalla destra molto simile a quello di domenica scorsa. Stesso avversario, stesso stadio, stessa porta. Un San Domenico abituato anche e soprattutto ai gol derby. Nei suoi ultimi 2 anni con la maglia dell'Arzanese le sue vittime preferite furono l'Aversa Normanna, a cui il 7 ottobre 2012 rifilò una stoccata balistica d'autore, e la Paganese con una progressione straripante. Dell'Arzanese, Fusco, gravissimo errore, se ne va San Domenico e il piccolo Insigne di casa dell'Arzanese pareggia, pari dell'Arzanese con San Domenico. Ora, archiviati i primi 3 punti stagionali, sabato arriverà Fattori La Lucchese. Stavolta non sarà un derby, ma per il Santo San Domenico il miracolo di Teramo potrebbe essere solo il primo di tanti. Francesco Micciola, le parole di Francesco Corapi ricalcano quelle che ci siamo detti poco prima dell'inizio della trasmissione. La lettura di Zavettieri è stata una lettura positiva perché, nonostante l'inferiorità numerica, non ha avuto paura di giocarsela. Sì, lui è stato bravo, il mister, perché ha lasciato i 3 attaccanti lì davanti e ha invertito i 2 esterni, Pacilli a sinistra e San Domenico a destra. Quindi da lì dopo è nato il gol proprio di San Domenico. Secondo me il Teramo fa bene a prenderlo a gennaio, così non gli fa più gol.
Peraltro diciamo che l'Aquila in quel modo ha cercato anche di far venire fuori una lacuna che ha probabilmente il Teramo, non che si debba trovare un capro espiatorio, e certamente non può esserlo Marco Perrotta, però effettivamente lui non è un terzino di ruolo e quindi magari col passare del tempo e delle partite certi limiti possono venire fuori. Perrotta è un centrale, insomma. Sicuramente trova delle difficoltà, solo che il Teramo sta facendo un ottimo campionato. Certo. Adesso con gli infortuni la rosa si è un po' ristretta, però con la rosa a completo, con Donnarumma, Fiore, io penso che il Teramo è un'ottima squadra. Agna, che partita è stata? Secondo te il Teramo può avere il rimpianto di non aver gestito una situazione di potenziale vantaggio? Sì, è stata, sembrava come nelle migliori sceneggiature, no? La squadra con il miglior momento contro la squadra che non aveva ancora mai vinto, una striscia per certi versi negativa dell'Aquila. Il Teramo può avere il rimpianto forse di aver attaccato troppo a testa bassa quando era in superiorità numerica. E quel cambio di esterni tra Pacilli e San Domenico ha avuto di certo il suo peso, lì forse è mancato un raddoppio su San Domenico. Però c'è una lacuna che magari San Nicolò potrebbe colmare, quella del Teramo a sinistra con Mozzoni. Già aprire... No, spesso col direttore facciamo questa battuta, perché sì, effettivamente Mozzoni è un giocatore forse già da categoria superiore. Direttore Micio. No, sono d'accordo. Fa orecchie da mercante perché non lo vuole dare. No, Mozzoni è un 89, ha sempre giocato nei dilettanti, sta crescendo domenica dopo domenica, secondo me può fare bene anche in categorie superiori. Beh, dice, quasi quasi Agna potrebbe ricalcare le orme di Scipioni, che sì, fino a una certa età, non più verdissima, era ancora nei dilettanti, e poi però all'impatto con i professionisti ha sofferto nei primi mesi, no, nella stagione di Cappellacci, poi però è venuto fuori alla distanza. È cresciuto, giocatore... si è adeguato, sta ancora crescendo, secondo me. Poi, beh, nello specifico Mozzoni sa fare... secondo me ottimamente la fase difensiva, ma bene anche la fase offensiva, che è anche soprattutto quello che chiede ai terzini Vivarini. A parte questo, a parte il calciomercato, è stata... la gamba giusta. Esatto, e potrebbe servire in questo caso al Teramo nello specifico, perché comunque è innegabile dire che a sinistra c'è un problemino, c'è. Jacopo, pensi che con un attacco del Teramo a pieno regime questa partita poteva avere una sorte diversa? Sì, proprio laconico. Sicuramente sì, perché il Teramo ha fatto fatica nel momento in cui doveva portare palla davanti dagli attaccanti. E poi secondo me, ti dico la sincera verità, è la sensazione che ho avuto anche, ne abbiamo parlato anche domenica sera durante la produzione del pallone, secondo me l'Aquila nel momento in cui è rimasta in 10 non è che abbia giocato meglio di quanto abbia fatto prima, ha giocato in maniera più intelligente di quanto aveva fatto prima, ha capito che quello era il momento in cui se ti va bene porti a casa lo 0-0, allora perso per perso, e poi perso non era perché era ancora sul risultato di pareggio, ha provato a vincere e l'ha vinta la partita. Il Teramo con la Padula che non era al meglio, senza Bucchi, senza Donnarumma, ha fatto fatica, è inevitabile. Sarebbe andata diversamente, non lo so se l'Aquila... probabilmente avrebbe vinto ugualmente, io non voglio dire che l'Aquila ha vinto perché al Teramo mancava gli attaccanti, ci mancherebbe altro, però dico che probabilmente avrebbe avuto un altro corso la partita, questo sicuramente. Poi è chiaro che nel momento in cui non hai gli attaccanti, Fiore si fa male e deve uscire, a proposito di calcio mercato con San Nicolò, anche Bisegna fa l'esterno di destra. Ah, tu dici che ora con l'infortunio di Fiore... Io scherzo ovviamente. No, ma in effetti però questo va tutto vantaggio del San Nicolò, perché vuol dire che, cioè, nominiamo giocatori che sono già pronti per una categoria superiore. Vabbè, comunque io su qualche anno farei anche il nome di Stivaletta, magari. No, però la C1, la vecchia C1, che sarebbe la Lega Pro, sì, cioè, secondo me è diversa dalla Serie D, un altro ritmo, altro passo, quindi questi giocatori per andare lì devono essere giocatori, cioè, lo si dice sulla carta, sì, perché dopo lì... uno fa il terzino sinistro, no, e lì c'è una lacuna l'esterno destro, il Teramo ora ha questo contrattempo molto pesante di Fiore, quindi si fa subito ad associare. Disegna un ottimo giocatore perché c'ha qualità, c'ha gamba, un bel sinistro, quindi un 89 anche lui,
potrebbe ritagliarsi uno spazio, però ce l'avete voi per lo tenere. Le categorie se te sono lo chiedessero diverse, a gennaio, se a gennaio ti chiedessero qualcuno, anzi a dicembre. E se San Nicolò sta lottando per un campionato? No, è chiaro che non glielo dà. No, non credo proprio. I giocatori andrebbero di corsa a Teramo, secondo me. Poi, e sarebbe difficile trattenerli, ovviamente. Normale. Certo. Ma, poi, scusami, come l'esempio di Coletti l'anno scorso che è andato in B a Brescia. Ma per concludere il discorso, vittoria secondo me meritata dell'Aquila, ha giocato un'ottima partita, però andiamoci calmi, perché questa era una squadra che non aveva ancora mai vinto, che ha vinto una partita meritatamente secondo me, però l'aspettiamo adesso. Beh, certo. perché sai, la prima, il derby, il cambio allenatore, la scossa, funziona tutto. Poi adesso vogliamo vedere con la Lucchese come si comporta l'Aquila, perché se poi cominciamo a rivedere le stesse lacune che abbiamo visto prima... L'abbiamo detto ancora qui, cioè nel senso sì, che... Sì, sì, chiaro, chiaro. Però il Teramo effettivamente mancava Donnarumma, Amadio mezzo acciaccato. Sì, sostanzialmente Fiore non c'era, cioè... La Padula un po' sottotono, perché la Padula è un grosso giocatore, Bucchi squalificato, quindi... Chiaro che sono circostanze che si sono fatte sentire. Peccato per il Teramo, Agna, perché comunque c'era un bel pubblico, anche tanti dall'Aquila sono venuti per questo derby, 3.200 circa gli spettatori al Bonolis. Evidentemente, al di là di San Domenico, di cui si è parlato molto, ma anche l'Aquila con lo stadio di Piano d'Accio ha un certo feeling. Ha un certo feeling, sì. Al di là di San Domenico, anche l'Aquila è proprio bestia nera del Teramo ormai. Il pubblico, sì, è il massimo stagionale fino a questo momento. Anche il presidente Campitelli ovviamente si è detto soddisfatto, addirittura ha detto che almeno sul fino pubblico. Alle lacrime domenica è stato commosso dal pubblico, almeno quello lo ha fatto contento. Certo. Però secondo me il rammarico c'è, non tanto per la classifica ovviamente, perché comunque il Teramo è lì, il campionato è ancora all'inizio, c'è tanto ancora da dire e da fare, però c'è il rammarico proprio di non poter dire ma se avessimo avuto Donnarumma, se avessimo avuto la Padula, come sarebbe andato a finire? Non ci sarà mai la controprova. Ecco, però, ora voglio capire da voi, insomma, come le due squadre escono fuori da questo derby. Intanto il Teramo, che ha respirato l'aria rarefatta ma bella del primo posto, resta sempre lì, lo vediamo dalla classifica, però ora c'è un test difficilissimo con la SPAL. Qual è secondo te la conseguenza di questo risultato per il Teramo, secondo te, Agna? Secondo me devono essere bravi ad essere contemporaneamente, a rimanere con i piedi per terra contemporaneamente, però anche a non buttarsi troppo giù dopo questa sconfitta, perché anche dalle interviste che abbiamo raccolto è una sconfitta che ha bruciato parecchio, soprattutto perché è arrivata proprio il momento in cui ti stavi giocando la gara in superiorità numerica, era un momento decisivo a tuo favore, non sei riuscito a sfruttarlo. Però hai un'occasione sabato sera di tornare, tra virgolette, in testa, per quanto comunque possa importare in questo momento, ma per tirarti su di morale, ecco. Certo. E invece, Jacopo, lo stavamo dicendo in precedenza, l'Aquila va bene la vittoria, però ora bisogna dimostrare che c'è effettivamente una svolta, perché altrimenti questa partita se resta isolata. Eh sì, perché se poi resta un caso isolato, vinci a Teramo 1-0 e fai una gran partita con il nuovo allenatore, poi però affronti la Lucchese che è in difficoltà in casa e non vinci, silenzio stampa la Lucchese, tra l'altro, a quel punto è come se non avessi fatto nulla. La fortuna per l'Aquila, e mi fa particolarmente piacere, che come diceva Corapi prima, l'avete a 5 punti. Voglio dire, tutte quante hanno avuto i loro incidenti di percorso. Esatto, tutto sommato diciamo che l'Aquila gli è andata, per fortuna gli sta andando bene, nel senso che anche avendo perso tanti punti, però la vetta non è molto lontana. Per quanto riguarda il Teramo, sono d'accordo con quello che diceva Agna, e sul fatto che, sai cosa cambia nel Teramo? Nulla, nel senso, perché c'è questa, probabilmente, è chiaro che perdere un derby scoccia a tutti, io in primis se perdo un derby sono avvelenato per una settimana, però c'è anche da dire che non può essere vissuto, non può essere vissuto una sconfitta e la perdita del posto come un dramma, nel senso che questa è una squadra che aveva fatto 4 vittorie di fila, era al primo posto, perdi una partita, vai a -1 dalla vetta,
Certo. Viva Dio, le cose, diciamo, per alcuni vanno anche peggio. C'è un aspetto, ma lo approfondiremo nella seconda parte, che è quello degli infortuni, che in casa Teramo può preoccupare e anche tanto, poi cercheremo di capire perché. Io per ora voglio vedere la scheda che hai preparato. Tu nei confronti del Teramo ci rimetti un po' di... Eh sì, ho una scheda un po' numerica. Vai dai. Un po'. No, dai, no, è scherzosa certo, certo. Dal punto di vista numerico, dai. Certo, va bene, allora ce la vediamo. Non è né il 74 né il 75, il minuto è il 78, quello che indirizza il derby d'Abruzzo, regalando la prima gioia, e che gioia all'Aquila. L'esordio di Zavettieri è di quelli da ricordare, così come è difficile, se non impossibile, per il Teramo dimenticare Salvatore Sandomenico, uno che a piano d'accio segna con qualsiasi squadra e a qualsiasi minutaggio. Lo ha fatto quando era all'Arzanese, ha replicato in maglia rosso-blu. I biancorossi perdono la vetta a beneficio di una spalla avversaria di Vivarini sabato sera. A proposito dei ferraresi, la vittoria esterna a San Marino firmata dall'autorete di Fogacci consegna ai biancazzurri la posizione privilegiata per vedere tutti dall'alto verso il basso. Altra vittoria esterna, quella dell'Ascoli a Savona all'ultimo respiro, è Leonardo Perez, l'uomo del rilancio bianconero. Nella giornata delle vittorie di misura la Carrarese fa il colpaccio a Lucca grazie a Merini e rimane, nel girone B, l'unica formazione ancora imbattuta. Sarà contento il patron Gigi Buffon. Altro blitz, quello del Grosseto al Del Conero di Ancona. Per i mare in mani, vittoria netta, sonora, 0-2 con le griff dei due bomber. Pickleman a inizio riprese, Torromino a tempo praticamente scaduto. Il Pisa è in difficoltà e si vede, la gara del Garibaldi con lo sfrontato Pontedera termina solo con un pareggio. Nerazzurri avanti con Rashid Darmà, ma ripresi al 90° da Vettori, che conferma quanto il Pisa, partito per vincere, si stia perdendo nelle maglie di un girone che in molti descrivevano semplice, ma che evidentemente non lo è poi così tanto. Il tutto cuoio invece in guai ancora di più il Sant'Arcangelo, battendolo per 2-1. In apertura la rete di Zanchi, raddoppio di De Jola dopo appena altri 10 giri di lancette. A nulla serve la rete di Graziani in chiusura. Il Forlì batte la Pistoiese con Melandre ad un passo dall'intervallo, stesso discorso che vale per la Reggiana. Feola tiene ancora giù la saracinesca della sua porta e allora basta, ai granata, la rete di Spano, minuto 89. Cade il Prato a Lungo Bisenzio. Passa il Gubbio alla mezz'ora con Esposito. Sabato si torna subito in campo. Teramo e L'Aquila a giocare in anticipo. Rosso-blu chiamati a confermare, pur senza Mancini, la buona prestazione del Bonolis. I biancorossi senza Fiore per dimenticare quel maledetto minuto 78. Sì, Jacopo avrebbe detto 78, avrebbe detto. Invece... Devo ammetterlo però, tutto è venuto in maniera totalmente casuale, perché ero l'altra mattina in un bar a prendere un caffè, c'era questo video di questa canzone, 74-75, poi ho pensato, oggi quando volevamo preparare la scheda della Gapro, 78, detto, vabbè dai, ci si avvicina. Ci sta avvicina. Sono i punti del Teramo a fine stagione. Qualcuno ci metterebbe 74-75 firme, dai. Vabbè, il terno è servito. Francesco Micciola, direttore sportivo del San Nicolò, ma sicuramente dà uno sguardo molto accurato anche al campionato di Lega Pro. Qual è la squadra la più attrezzata o quella che è la maggiore candidata a un campionato vincente, visto che ci sono diverse squadre che comunque ambiscono? Io sinceramente l'Ascoli è una buona squadra, la SPAL lo sta di mano, anche l'Aquila secondo me, l'Aquila è un'ottima squadra. Se l'Aquila, come dicono, l'attaccante che è Balsas, sì, l'uruguaiano, è un ottimo attaccante, se è così l'Aquila diventa ancora più forte, perché io la prima volta... Anche perché Perna finora, al di là del gol in Team Cup con il Bologna, fatto poco.
Però io l'Aquila l'ho vista sabato e sinceramente mi ha fatto un'ottima impressione. Beh, è strutturata con giocatori di terza serie. Proprio. Sarà costruita bene dal direttore, da Ercole, è una buonissima squadra. Ok, noi dobbiamo fermarci, poi riprenderemo e parleremo anche della situazione pesante a livello di infortuni in casa Teramo, perché al di là di Fiore poi ci sono alcune incognite che dipaneranno insomma, nelle prossime giornate o addirittura settimane. A tra poco. Eccoci rientrati, parliamo del capitolo infortuni, apriamo il capitolo infortuni, addirittura ieri ha parlato proprio il medico sociale del Teramo Carlo Duco per fare il punto, visto che sono tanti i giocatori che hanno problemi di diversa entità. Quello di entità principale, Nicola Fiore, che oggi si è operato, tutto ok a livello di intervento che è stato effettuato al Gemelli dal professor Cerulli, intervento che è perfettamente riuscito, però i tempi di recupero sono quelli, insomma 4-5 mesi ed è una perdita pesante e anche molto lunga che apre una, non dico una voragine su una fascia, però è chiaro che le alternative a questo punto cominciano a scarsare. E allora Ania, che ripercussioni ha questa assenza molto lunga? E poi ricordiamo anche che Donnarumma è in bilico, il lazzaretto. Più no che sì, sì. La Padula potrebbe rientrare ma non è al massimo, Amadio pure lui fuori causa contro l'Aquila, insomma rientra ma con delle fasi di inattività, anche lo stesso Lulli vittima di un affaticamento, insomma non è un bel momento da questo punto di vista. No, è un vero e proprio lazzaretto per Vivarini in questo periodo. Poi ieri il dottore diceva che gli infortuni sono anche coincisi con le tre partite in una settimana, che sono originate da lì i problemi. Beh, cominciamo da Fiore. Sì. Fiore starà fuori 5-6 mesi, l'ipotesi dei 4 mesi è abbastanza ottimistica, sì. Ecco, che la rottura del tendine d'Achille ha quei tempi di recupero. È un infortunio che secondo me ha avuto ripercussioni anche sullo spogliatoio a livello di morale, perché comunque è un ragazzo ben voluto, è un bravo ragazzo e poi Vivarini perde un titolare inamovibile fino a questo momento, di conseguenza è una perdita importante, dovrà scommettere su Petrella che però è partito forse una volta da titolare in questa stagione. Diciamo che Petrella è più individuato da Vivarini come l'uomo che entra e cambia la partita dalla panchina, però averlo come titolare, non avendo una grande fase difensiva, è un po' restio metterlo dall'inizio. Vivarini preferisce che Petrella spacchi la partita nel corso della gara e non dall'inizio. E quindi si apre un problema, però al momento pare che non ci siano interventi sul mercato. Al momento. E quindi ci sarà ancora più spazio per Buonaiuto a destra, lui che inizialmente si contendeva una maglia dalla parte opposta con Di Paolo Antonio praticamente. Ovviamente sì, ci sarà più spazio per lui e lui è uno dei giocatori che è mancato fino adesso al Teramo, perché comunque è un uomo di qualità, è un uomo che fin dall'inizio del ritiro è stato indicato come il giocatore che deve far fare il salto di qualità al Teramo, quindi di conseguenza ci si aspetta tanto da lui. L'infortunio l'ha un po' frenato fino adesso, ha frenato anche il suo forse inserirsi nella squadra. Domenica non si è visto il vero Buonaiuto secondo me. Però dopo un mese di inattività, probabilmente anche naturale. Certo, ovviamente, è anche naturale. Poi, tra virgolette, essere sbattuto subito in campo dall'inizio è stata una cosa obbligata, ma forse avrebbe reso meglio nel corso della gara, però Vivarini non aveva altra scelta. Ecco. Certo. Invece gli attaccanti, Bucchi tornerà dopo la squalifica, però Donnarumma e la Padula sono due incognite sappiamo quanto sia funzionale l'attacco e quegli attaccanti per il bene del Teramo, e la striscia di vittorie è sancita da loro, la Padula soprattutto. Assolutamente sì, è un attacco da Serie B, l'abbiamo sempre detto e sempre ribadito. Donnarumma oggi ha corso un po', non ha svolto la partitella con il resto della squadra, però ha ancora un po' di fastidio, quindi rimane in dubbio, rimane da valutare giorno per giorno fino alla partenza che è in programma per venerdì dopo la rifinitura. La Padula invece si trova a Bellaria per svolgere delle sedute con un medico di fiducia per superare il problema muscolare, dovrebbe riaggregarsi per la rifinitura, partire con la squadra e poi comunque essere in campo sabato a Ferrara.
Certo, e poi insomma anche a centrocampo Amadio oggi è tornato in gruppo, Lulli deve fronteggiare questo affaticamento muscolare, quindi anche lì nel reparto proprio mediano Vivarini dovrà cercare di scegliere al meglio in base alla condizione dei suoi uomini, perché è una zona chiaramente molto delicata del campo. Secondo te Jacopo quanto peserà questa assenza di Fiore, soprattutto se si dovesse decidere, come pare che insomma al momento non si interviene sul mercato? Pesa perché Fiore lo ha voluto Vivarini, perché Vivarini lo conosceva bene, perché lo ha avuto a Chieti, perché sa come farlo giocare, perché sa come farlo rendere al meglio. È un bel problema in questo momento. È chiaro che si aprono spazi, come dicevate prima, per giocatori come Petrella, che a gare in corso è vero che ha dato qualcosa in più, però è anche vero che probabilmente adesso da Petrella ci si aspetta quel salto di qualità, quel poter essere titolare in terza serie che ci aspettiamo da qualche anno a questa parte. Voglio dire, è vero che arriva come conseguenza di un infortunio di un compagno di squadra, però è anche vero che questo è il momento per lui di diventare veramente titolare del Teramo. Adesso si prende la squadra, la fascia sulle spalle e vediamo adesso. Speriamo di vedere il miglior Petrella, il Petrella che ci hanno detto che è... Anche se lui... Neanche lui sta benissimo, poi ha sempre problemi di schiena. Sta benissimo. Però ieri lui stesso ha detto che non gli dispiacerebbe ad esempio giocare da seconda punta, anche perché il ruolo di attaccante vicino alla porta era quello che più lui ha fatto quando era al Pescara. Poi è diventato esterno da 4-3 con Cappellacci nell'anno di Serie D. Però evidentemente il 4-4-2 un po' lo penalizza. La vedo un po' dura però far sedere uno tra Donnarumma e... Però in questo momento se non sono al massimo magari potrebbe essere un'ipotesi che può essere al vaglio di Vivarini. Ecco. Però è dura anche per Bucchi trovare spazio. Quindi e invece magari loro tenere Donnarumma, per esempio faccio una stupidaggine, tanto ci ho tenere Donnarumma e la Padula che non sono al meglio per il momento fuori, far giocare che ne so uno come Bucchi e uno come Buonaiuto, tutte e due centravanti, e poi schierare due mediani e due esterni di Paolo Antonio e Petrella, potrebbe essere... Cioè non considerarli proprio la Padula e Donnarumma per la partita di sabato, per un motivo semplice, perché è vero che corri il rischio che ti giochino, però corri anche il rischio che si facciano male seriamente. Certo. Però magari la Padula ha quell'attimo in cui ti inventa la giocata, ti risolve la partita e... Forse è chiaro, quello che è nella sua faretra. Sì, vi ricordo che per intervenire, per farci domande, eccetera, ecco, Carlo Domenico su San Domenico, questa è meritata, però. Tirata contro il Teramo fino a 6 partite fa, non aveva segnato mai. Forse Pagliari non lo faceva giocare, oppure lo impostava forse in modo diverso nel gioco di Pagliari. Guarda, non lo so sinceramente sul talento del giocatore, io non mi dovete dire nulla. Poi chiaramente penso che lui abbia giocato all'inizio quello che è il suo ruolo, però probabilmente non ha trovato le giocate che gli sono più proprie. Aspettava di venire a piano d'arcio. Forse lo stadio di Teramo che... È lo stadio di Teramo che evidentemente li porta bene, però io penso che dopo questa giocata, essendo stato anche molto importante, si è guadagnato per almeno un altro paio di partite il posto da titolare, poi confermare. Possiamo dire una cosa? Però stavo dicendo 392-623-7060, scriveteci, fateci domande se volete. Possiamo dire, rivedendo il gol, perché poi noi io e te l'abbiamo rivisto domenica sera bene, se San Domenico non segna, Perna prende un bastone e glielo tira in testa, perché c'erano due giocatori liberi in area di rigore e lui fa un diagonale da una posizione quasi impossibile con due giocatori dell'area. Certo. Eccolo, allora, questo è il tiro precedente, all'inizio. È la prova generale. Prova generale. Guarda, ci sono, e quello è uno è Pacilli e l'altro è Perna. Perna è quello più vicino alla porta, se non segna da lì lo uccide. Però San Domenico è l'unico che ci ha provato, perché pure quando stava a sinistra ha provato un giro, tiro a giro di destro, che i tre tiri li ha fatti tutti e tre San Domenico. È un colpo di testa di Perna su calcio d'angolo che ha sfiorato il gol. E dire che gli imputavano anche giustamente di non tirare tanto in porta, cioè a volte di essere fumoso, ma evidentemente in lo stadio lo esalta, perché probabilmente sì. Non so, chiedo in regia Gianni Areo se è pronto il collegamento telefonico.
Ancora no. Perché ci concentriamo proprio anche sul prossimo turno. E, Ania, c'è questa trasferta di Ferrara contro una squadra che è partita male, ma che è attrezzata per fare molto bene. E ora la classifica comincia un po' a dirlo. Sta uscendo alla distanza la qualità dei singoli e della squadra e quindi sarà un test probante per il Teramo, che poi arriva proprio dopo questa sconfitta nel derby. Forse non è l'ideale, però può essere il momento opportuno per il riscatto, tra virgolette, perché guardando la classifica non c'è bisogno di riscatto. Però, come dicevo prima, da un punto di vista morale forse, perché dal punto di vista psicologico questa sconfitta nel derby si è sentita forse anche un po' troppo. E la SPAL sta uscendo per quella che è, i due attaccanti lì davanti che hanno giocato anche l'anno scorso insieme a Catanzaro, sì. E quindi sono quelli più pericolosi da tenere d'occhio. Non a caso ne hanno parlato già bene a Diakité per avvisarlo dei pericoli che troverà davanti. E sarà una partita interessante, poi dipenderà anche appunto da chi riuscirà a recuperare Vivarini e di conseguenza chi metterà in campo. Ok, in attesa di approntare il collegamento telefonico, prima Gianni Areo ci ha proposto una classifica, introduciamo anche il discorso Serie D e quindi riproponiamo la classifica del Girone F, perché è una classifica, e vado dal direttore Francesco Micciola, che non è male per il San Nicolò, tutt'altro, e mi permetto di aggiungere che potreste avere anche almeno un paio di punti in più. No, sicuramente è una buona classifica, e dispiace solo non aver fatto punti contro il Campobasso, che sicuramente meritavamo qualcosa in più, almeno un pareggio per la mole di gioco, per le occasioni, certo, create. Purtroppo abbiamo perso, abbiamo accettato la sconfitta e siamo ripartiti, però noi siamo una buona squadra che domenica dopo domenica dobbiamo lottare, perché questa è una categoria difficile. Che è diventata la quarta serie nazionale. Giusto. E questo poi si riflette anche sulla qualità, sullo spessore delle rose. Sono magari anche il livello importanti. Di fuori quota si è alzato. Sì. Ci sono piazze importanti, blasonate, quindi è un campionato duro, difficile, che ogni domenica lo devi affrontare con umiltà e devi pedalare. Ania, manca la concretezza un po' al San Nicolò, è quello l'aspetto su cui dovrebbero lavorare maggiormente. È mancata contro il Campobasso, sì, perché ci sono state tante occasioni che poi non sono state concretizzate, quindi forse mancano quei tre punti, o mancano insomma quel punticino in più che magari avrebbe potuto dare una classifica già migliore di quella che comunque già è. Però fino adesso non si è vista una squadra superiore a San Nicolò di quelle che San Nicolò ha affrontato. È vero. E come spiegare insomma questo fatto? Dipende un po' dalla qualità del gioco che il vostro mister riesce a... Noi abbiamo un allenatore bravo che ha un sistema di gioco già collaudato, poi con i nuovi innesti si sono subito inseriti nel sistema di gioco. E sono tutti giocatori che hanno fame, che hanno voglia, vogliono arrivare, e quindi sanno che domenica devono lottare perché vogliono fare bene, perché l'anno dopo vogliono vedere di emergere, di guadagnare più soldi. E noi puntiamo soprattutto su questi giocatori motivati. Abbiamo una società alle spalle che non ci fa mancare niente, un presidente esigente però bravo, che ci permette di stare bene, di lavorare bene, quindi abbiamo tutti i presupposti per fare bene. Ci sono tutti i presupposi per fare bene. Tra l'altro, si diceva prima a microfoni spenti, non si sa se a livello di uscite il San Nicolò opererà delle operazioni, ma probabilmente in entrata qualcosina sta per avvenire. No, noi adesso abbiamo preso Santoni, dovrebbe arrivare un altro giocatore, che stiamo aspettando un giocatore dal fuori quota dal Senegal, speriamo che arrivi al più presto. E poi arriviamo a fine novembre, ci sediamo con l'allenatore, con la società, e vediamo il da farsi in uscita e in entrata. Santoni è anche un buon giocatore. Santoni è un buonissimo giocatore, abbiamo messo a disposizione del mister, purtroppo ancora non è in condizione, quindi piano piano, appena troverà la condizione fisica,
ci darà delle soddisfazioni. Jacopo, San Nicolò, la sua dimensione è quella che abbiamo visto nella classifica, che prima sì. ci è stata proposta. Cioè, a ridosso delle prime, secondo me è a ridosso delle prime, perché guarda, io l'ho vista sabato contro il Badenia, tra le altre cose c'era anche Ania che insomma può confermare quello che dico, nel senso che ha giocato una partita, se vedete le immagini della gara, il Matelica si vede due volte con due tiri da 50 metri che Di Gifico praticamente prende con una mano, della struttura già collaudata di gioco del San Nicolò abbiamo parlato, ma si vedeva già quest'estate che aveva una struttura di gioco collaudata, non solo, anche degli schemi. Per esempio c'è uno schema da calcio d'angolo incredibile, Iabboni per Petronio che tira al volo. Ho parlato anche con Massimo Epifani, mi ha detto studiato durante la settimana. Voglio dire, questa è una squadra che se trova in avanti i gol di Tarquini, di Cremona, che ho visto forse non più in ombra sabato. Poi il ritardo di condizione. Perché Cremona non è in condizione, quindi non ha svolto il ritiro precampionato, quindi sta piano piano, più gioca e più trova la condizione. Eccolo qua, questo è lo schema a cui vi facevo riferimento prima, però ti dico che a livello di squadra, ottimo portiere, coppia centrale difensiva, affidabile, gli esterni di difesa, ok, in mezzo al campo Petronio, esperienza, Stivaletta, veramente un bel giocatore, Bisegna, imprendibile, Chiacchierelli all'altra parte uguale, poi c'hanno gli Abboni, con l'attaccante che segna è una squadra che attenzione alle grandi. Che può essere annoverata tra le potenziali outsider di... Sì. Sì, di questo campionato. E, tra l'altro, mentre questo messaggio l'avevamo già visto, non so se c'era. Con Ianni, Pelagatti, Mori, Mengoni, Avogadri, Chiricò, suppongo, non Chirico, sì. Pirrone, Addai, Mustacchio, Berrettoni, Perez, ce ne andiamo in B, forza Mitico Ascoli, ciao da Mariano Tortorello Toledo, Val Vibrata, Bianconera. Bene, ci fa piacere che ci seguono anche tifosi dell'Ascoli, comunque di squadre limitrofe. Mi dovete spiegare come si è permesso il medico a far giocare Fiore prima della partita, quando si è fatto male prima del riscaldamento, anche se c'è un piccolo taglio al tallone d'Achille, non si doveva mettere il medico e il mister Vivarini a far giocare Fiore prima che si rompeva il tendine d'Achille. Adesso chiedo alla società di cacciare in mezzo. Mi sembra un po' troppo. Comunque su questo aspetto, Agna, ieri caro Duca è tornato anche con molti dettagli, no? E poi sostanzialmente sera Andrea da Pescara, il Teramo e l'Aquila faranno un grande campionato, ci vuole pazienza e serenità, un bacio alla bella Tania, Agna, non Tania, Agna, con la J peraltro. Comunque grazie, grazie. Ringrazio anche tu. In effetti, da quello che ha detto Carlo Dugo e dal consulto che hanno avuto con Cerulli, probabilmente anche non avesse giocato quella partita sarebbe successo ugualmente, ma no, questo ci è stato poi questo noi non facciamo detto i medici e questo riportiamo, esatto. non facciamo i medici, poi, quindi non possiamo dire, però lui su questo ieri ha voluto precisare perché comunque ci sono state diverse domande anche tra tanti tifosi inerente a questo aspetto. Un giocatore che si fa male su quel tendine, gli cade la lavagna nello specifico, è successo, gli crea un taglio sul tendine d'Achille, prova nel riscaldamento, comunque vede che ce la fa, però molti si sono chiesti perché lo hanno rischiato. È una domanda che ci può stare, è una domanda... Il giocatore non ha neanche avvertito grande dolore, anzi. No, poi mi hanno spiegato che comunque sono stati applicati subito i punti, il taglio comunque sembrava superficiale, da come ha riferito ieri Carlo Dugo. Quindi anche con il consulto di Cerulli, che ha ribadito che magari quell'incidente, quell'infortunio, quella rottura del tendine d'Achille si sarebbe verificato ugualmente, è un'ulteriore conferma. Cioè, al prossimo esercizio fisico, alla prossima sollecitazione, si sarebbe rotto ugualmente. Anche non avesse giocato, ma la ripresa degli allenamenti. Si sarebbe rotto ugualmente, quindi di conseguenza mi viene da essere anche un po' fatalista. La lavagna che cade lì sopra è comunque un infortunio a cui eri, tra virgolette, predestinato. È tanta sfortuna, sicuramente c'è tanta sfortuna dietro tutto questo, e lei cita anche la domanda sul perché magari non evitare di farlo scendere in campo, però Vivarini aveva la rosa già poi magari abbastanza risicata. Mettici pure che c'era un po' di emergenza. È mai capitato a Francesco Micciola un infortunio, non personalmente, magari anche a compagni di squadra, con questa sorta di dinamica?
o no? No, sinceramente no, però io penso che se il giocatore va in campo, fa il riscaldamento, se la sente di giocare, cioè il giocatore è sempre il medico di se stesso, quindi decide lui. Se ha problemi, io penso che si fa da parte da solo. Certo. Anche se molti poi per la voglia di giocare vanno anche per la voglia anche di oltre. Giocare, sì, sono d'accordo, però se ti fa male non ci vai in campo. Perché, certo. Anzi, lui io quando avevo problemi, sai, è capitato di avere problemi muscolari, se sentivo dolore non ci andavo proprio in campo, stavo fuori. Certo. E dicevi Ania? Lui aveva detto che aveva durante la partita sentito un problema al polpaccio addirittura, quindi neanche al tendine d'Achille. E invece poi il dottore pare si sia accorto duro, della rottura. Il tifoso da casa che ha scritto, sono un po' troppo duro. Sì, forse sì, ecco. La domanda è lecita, però forse un po' troppo dura. Jacopo? È complicato, perché perché quando succedono queste cose, giustamente Dugo che è un medico, quindi io non mi permetto assolutamente, non ne capisco un accidente, anzi mi sento male anche a farmi il prelievo, quindi immagino che cosa ne posso capire di medicina. Però sarebbe stato strano se avesse detto no, non si sarebbe rotto se non giocava. Cioè, cosa pretendevamo che dicesse? Adesso, ripeto, non voglio mettere in dubbio, però è chiaro che un po' il dubbio sorge. Nel senso che sarebbe stato... La notizia sarebbe stata se il medico sociale avesse detto no, non si sarebbe rotto ugualmente. Dubbio lo lascia, eh. Sì, lui comunque, ripeto, fa leva su quello che gli sarebbe stato riportato dal professor Cerulli, sì. Che comunque la situazione era già di suo compromessa, benché non ci fossero sintomi dolorosi, ma poi attraverso un meccanismo che ci è stato spiegato, più o meno quello che poi è successo sarebbe accaduto lo stesso. Comunque io un po' mi rifaccio anche alle parole di Ania, un po' di fatalismo probabilmente. In questo caso, sì, cercare il pelo nell'uovo, non combacia il fatto che se il taglio davvero era superficiale, perché si sarebbe dovuto poi rompere il tendine d'Achille? Questo però non combacia. Ecco. Veramente, però noi non andiamo, gli strumenti, andiamo proprio sì, in un campo che non è il nostro. Ecco. Per poter non arrivare è il nostro, a questo. Quindi ci fermiamo. Poi, insomma, sta di fatto che purtroppo per il Teramo il ragazzo non ci sarà per almeno 4-5 mesi. E questo comunque resta e con questo aspetto bisognerà fare i conti. Visto che il nostro amico da casa ci ha riportato alla Lega Pro, noi facciamo una cosa, ci andiamo ad ascoltare le parole pronunciate ieri dal difensore del Teramo Diakité, che parla del derby, della SPAL, prossimo avversario, e parla anche un po' della sua esperienza in biancorosso. No, dopo la partita di domenica eravamo un po' incazzato perché era un derby, abbiamo messo la voglia per vincerlo, no? E alla fine non dobbiamo fermarsi su questa partita, dobbiamo subito pensare a sabato perché abbiamo una partita importante e facciamo bene questa settimana per essere pronto per sabato. È vero che adesso non sono ancora al 100% perché io sto tornando di un infortunio importante. Però è vero che giocare ogni domenica 90 minuti ti fa crescere a livello di fiducia e mentalmente pure. E spero tra poco arrivare al mio livello massimo. Senti, hai ricevuto anche qualche critica, secondo me, veramente immeritata e fuori luogo. Tu le hai avvertite queste critiche e come le hai gestite, se le hai avvertite? No, sul serio, io quando sono venuto in allenamento che le mie compagne me l'hanno detto, no? Io non è che faccio troppo caso alle cose che si dicono fuori il campo. Io come sempre vengo in allenamento, do il massimo, pure fuori il campo do il massimo e alla fine il lavoro si paga, no? Che io non sento troppo le cose che si dicono fuori il campo. No, io non penso, noi andiamo lì per andare a vincere, non è che andiamo per fare un pareggio. E come dico ancora, dobbiamo dare il massimo e dopo il risultato vediamo dopo le 90 minuti. No, dentro tutte le squadre attaccanti sono bravi, no? E ogni domenica quando giochiamo, sempre il mister quando prepara la partita dice che davanti sono bravi e è vero che sono bravi. Comunque noi abbiamo fatto sempre bene quando siamo concentrati a fare le cose in campo, eppure se gli attaccanti sono bravi, noi vinciamo le partite.
Queste le parole di Abdelaye Diakité. Vediamo qualche altro messaggio, poi parliamo un po' di questo ragazzo anche con Agne. Il derby ha evidenziato una differenza tecnica importante a favore dell'Aquila, che evidentemente aveva un blocco psicologico che l'aveva penalizzata finora. Un bacio alla sexy Agne. Lo voglio dare anch'io, forza l'Aquila. Comunque è interessante questo spunto che ci dà questo amico, che evidentemente si è infatuato di Agne. Meglio l'infortunio succede in allenamento durante la settimana che prima della partita, non vi pare? Poi dopo lo chiediamo a Francesco Micciola, che di partite ne ha fatte a centinaia. Micciola, ricordi il rigore sbagliato ad Ancona? Sì. Poi dopo ci dirà. Allora, io ammetto di non ricordare... No, erano è i playoff. Ricordo? I playoff Giulianova Ancona, che sbagliai il calcio di rigore sul 2-1. Ahia. Quindi per andare a fare la finale contro il Savoia. È qualcuno che non ti vuole bene, chi ha scritto questo. No, vabbè, però. Sono cose che succedono nel calcio. Ci mancherebbe. Chi non lo tira non sbaglia mai. Assolutamente. Quindi. E invece diceva meglio l'infortunio in allenamento piuttosto che prima di una partita, però insomma, non è che si possa scegliere quando si fa male. Io capisco pure Fiore, perché la voglia di giocare a volte ti porta, anche con un po' di dolore, ti porta ad andare in campo. Purtroppo è capitato, non si devono dare le colpe né al dottore né al giocatore, è capitato, capita, non te la puoi prendere con nessuno. Se ha ragione il tifoso che ha scritto il messaggio, blocco psicologico, ma squadra forte tecnicamente, se la squadra ora si sblocca, ora l'Aquila decolla. È quello che diceva, quello che abbiamo sempre detto, quando ti ricordi nella puntata prima della partita contro il San Marino, ho detto mi aspetto una vittoria bella, netta, rotonda, 2-3-0, poi è arrivato l'1-1, però perché? Perché ci voleva, cioè, per l'Aquila effettivamente era come se giocare la partita sempre con il timore di dire oddio neanche questa vinciamo, oddio neanche questa vinciamo, a finire che la perdiamo, a finire che non la vinciamo, e poi effettivamente succedeva così nell'unica partita. E l'espulsione di Mancini paradossalmente gli ha dato una mano, perché l'ha tolta dalla condizione probabilmente di dover fare una partita ragionando, non dovendo più ragionare sulla partita. È come se avesse rimosso una specie resettato. Di blocco psicologico che aveva, perché io non posso credere che l'Aquila, con quella squadra che ha, dopo sei partite non era riuscita ancora a vincere una partita. Cioè. Non è possibile, perché una squadra, non ci dimentichiamo, perché ce ne siamo dimenticati, domenica nel derby col Teramo mancava Pomante, certo, che è il capitano, però con quella squadra dire. Certo. E a proposito di difensori, Diakité ha detto buonasera, complimenti per la trasmissione, sono un tifoso dell'Aquila ed ero a Teramo, la squadra si è espressa bene, grinta e vittoria meritata, ora bisogna dare continuità. Quello che mi dispiace è stato il comportamento di alcuni tifosi teramani, che come in finale di playoff ci hanno tirato di tutto. Gli aquilani accettano la sconfitta e non si comportano in questo modo, forza l'Aquila. Io direi sempre in questi casi di non generalizzare, perché poi insomma non penso che sia il caso di farlo. C'è chi sbaglia, e chi sbaglia evidentemente deve pagare, però non è che tutti quanti i tifosi del Teramo, tutti i tifosi dell'Aquila, perché tali sbagliano. Quindi occhio a non generalizzare. Dispiace che ci siano degli episodi di questo genere dopo una partita che comunque è un derby, che comunque è molto combattuto in campo, ma bisogna limitarsi a quello e al massimo allo sfottò, non poi eventualmente a tutte le conseguenze che vediamo fuori, perché ci piace vedere la lotta, ma in campo anche aspra, anche con qualche espulsione, ma tutto fa gioco, fuori sicuramente no. Diakité, vi abbiamo fatto anche una domanda sul fatto che lui insomma aveva subito delle critiche anche eccessive a inizio stagione, però sta dimostrando che è un giocatore importante. Sì, assolutamente, anche perché lui comunque sta recuperando da un infortunio della passata stagione e quindi dargli il tempo di entrare in condizione, anche perché non è un giocatore mingherlino, basso, che entra in condizione subito appena finita la preparazione. Bisogna dare il tempo al tempo, e secondo me sta dimostrando già adesso Diakité la caratura che ha come difensore. Buon per lui se, come ha detto, non si fa condizionare dalle voci, dalle critiche, anche quelle che gli hanno riportato. Sì, io mi auguro per lui che sia così. Io penso che tutti sentano tutto.
mister, giocatori, presidente, società, tutti quanti ascoltano tutto ciò che si dice. Poi dipende anche dalla persona. Devono essere bravi a cogliere, esatto, la critica positiva, a recepire la critica positiva, a allontanare quella negativa e a comunque far tesoro appunto della critica positiva. Può essere uno stimolo per migliorare. In questo caso comunque fino a questo momento c'è poco da criticare, certo, del Teramo, obiettivamente, perché sta facendo un campionato secondo me al di sopra delle aspettative. Se andiamo a guardare, l'attacco è il reparto migliore, su tutto il resto c'è qualcosina forse da rivedere per la categoria che sta affrontando. Sta facendo un campionato super fino a questo momento, c'è poco da criticare, di conseguenza ben venga la posizione di adesso, ben venga anche un risultato, un pareggio a Ferrara. Francesco Micciola, come viveva le critiche? Che rapporto aveva con il pubblico e magari anche con i colleghi, con noi giornalisti? Come si accettavano le critiche? Sinceramente le critiche le devi accettare, però io a volte avevo qualche problema con qualche giornalista perché non vedevo il giornalista obiettivo. Facevano delle critiche perché forse per antipatia, il voto basso. Invece secondo me ci vuole obiettività nel giudicare un giocatore, perché poi il giocatore lo devi capire anche in campo, se viene un infortunio. Ciccio Micciola, uno di noi, forza Giulianova. Eccola. Ecco. Micciola quell'anno fece un grosso campionato ad Ancona, eravamo in 3.000. È vero, è vero. Grosso pubblico da Giulianova. Giulianova è un grande tifo, grosso pubblico. Io penso che torneranno i tempi che furono, sicuramente torneranno quei tempi. Ci sarà anche un Giulianova San Nicolò, sarà una giornata. E con il derby quest'anno? Il derby? Derby. Col Giulianova. Vabbè, sembra una partita speciale. Micciola diciamo. Vuole dire che il derby è col Teramo. Sì, sì, vabbè, certo. Secondo me il derby vero, noi il derby vero, ci si deve adeguare. Che vogliamo intendere? Sì. Io vivo in Abruzzo, però ci si deve adeguare. Ho giocato a Giulianova, però secondo me il derby sentito, Giulianova Teramo è un derby punto molto sentito. Io l'ho fatto e ho vissuto un po' Giulianova come lo vive, quindi è bello il derby di Giulianova, è bello. Noi per agevolarci il compito identifichiamo ora in derby partite tra squadre della stessa, sì, vabbè, regione. Normale. È chiaro che poi il derby vero per antonomasia rimane quello in Abruzzo, certo. Insomma, penso che Giulianova Teramo possa essere definito, è bello essere in campo, è bello essere in campo e certo, viverlo, certo, certo. Allora parleremo ancora più diffusamente di Serie D nella terza parte, torneremo sul San Nicolò, ma parleremo anche delle altre cugine abruzzesi a fra poco. Eccoci qua, terza parte, so che il nostro Gianni Aero è pronto a inviare in sovrimpressione altri messaggi, grazie, ci state scrivendo in tanti, e dopotutto è anche un po' l'effetto derby, no? Siamo a pochi giorni da questo Teramo L'Aquila. Via il campo sintetico, rivogliamo l'erba in campo, troppi infortuni con il sintetico, e poi magari di questo parleremo. Mi dite un aggettivo per il Teramo di domenica? Io suggerirei inguardabile. L'Aquila in 10 ci ha dominato. Secondo voi perché questa prestazione? Il pallone scottava troppo, ma che fine ha fatto Coletti? E adesso sono cavoli amari a Ferrara, ma chi è quel genio che ha progettato lo stadio? I tifosi ospiti non entrano molto vicini, per fortuna il comunale non era sicuro, ma insomma tanti argomenti in questo messaggio. Agna, digli a tuo padre di togliere il sintetico. E poi ancora ci fermiamo qui. Ok, l'argomento sintetico. L'argomento non so sintetico, se è possibile toglierlo, non penso. Ma, l'argomento è un po' più complesso, entro in un campo che non è il mio e lo faccio solo per adesso. Finché non ci sarà l'acqua viva non sarà possibile togliere il sintetico, perché a quei ritmi il campo si rovina. Quindi di conseguenza forse quando sarà pronto l'acqua viva, da come dice l'amministrazione comunale, entro fine ottobre, magari poi si potrà anche pensare a fare qualcosa di diverso. Per quanto riguarda il messaggio di critica al Teramo, forse è un po' troppo eccessiva, inguardabile. Ci sono tante attenuanti. Un po' spuntata, ecco. Domenica. Sì, ci sono attenuanti. Possiamo magari metterla così. La Padula non era al meglio, Buonaiuto rientrava dopo un infortunio, di conseguenza. Comunque stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica. Giocare contro l'Aquila non è facile. No, L'Aquila ha problemi quando deve costruire gioco, ma quando deve
come ha fatto in questo caso, magari attendere è difficile da scalfire, quindi bisogna riconoscere anche la forza degli avversari. Sul fatto degli infortuni, direttore, mi dite per Rotta come fa a giocare a calcio? Grandi Costantino e Forcella. Noi gli mandiamo un bacio. Lo ringraziamo, ma Perrotta gioca a calcio perché è un signor difensore di 20 anni però, che ora però sta giocando in un ruolo che non è il suo, quindi io penso che un tifoso del Teramo, oltre che vedere il fatto che lui può avere delle difficoltà, deve anche riconoscere che si sta sacrificando in un ruolo che non è suo, e se la squadra ha fatto risultato è anche perché lui si è sacrificato in quel ruolo. Quindi diamo atto al ragazzo che sta giocando in un ruolo che non è quello per cui è stato preso, perché lui è un centrale che può adeguarsi a fare il terzino, non ha il passo dell'esterno, quindi se gli capita un Pacilli, un San Domenico, può anche soffrire, però diamo atto al ragazzo che si sta adoperando in un ruolo che non è il suo. Micciola, si parlavano sintetico, infortuni, quanto influisce? Voi giocate anche su quel campo, vi allenate anche al Dino Besso, che ha una superficie anche quella in sintetico? Dipende dove fai gli allenamenti. Noi non abbiamo avuto fino adesso pochi infortuni, perché noi ci alleniamo sul sintetico e giochiamo poi a Teramo sul sintetico, quindi non facciamo cambi di campo, cioè non ci alleniamo su campi in erba naturale, quindi fino adesso noi non abbiamo mai avuto problemi. Neanche il Teramo si allena e gioca su quel campo, quindi parliamo della ditta. C'è la stessa ditta, la ditta che ha montato il campo, il terreno di gioco al Dino Besso, è la stessa che ha montato il terreno di gioco al Piano Taccio, è la stessa che monterà il terreno di gioco in sintetico all'Acqua Viva. La rimonta. Quindi se non si cambia superficie, in teoria penso che non ci sono problemi. Anche se poi si dice che il campo, insomma, quel sintetico è molto duro, che questo stimola poi ulteriormente, che ne so, i tendini, la muscolatura, eccetera. Sì, però. Però voi comunque, come sta Nicolò, non avete avuto particolari problemi. Fino adesso non abbiamo avuto problemi. Toccate facendo gli scongiuri. Chiaramente. Ecco, queste sono le immagini di San Nicolò Materi, che io non so se ci sono altri messaggi, altrimenti direi di andare a vedere la scheda sulla Serie D e poi ne parliamo con Francesco Micciola. Arriva. Covetti gioca a Materi. Ah, sì. Visto che hanno vinto tutte, la quinta giornata porta benissimo alle 5 abruzzesi che confezionano un unplayed che speriamo non sia l'unico stagionale al netto dei derby. Novità e conferme all'interno di questi risultati. Le conferme principali riguardano Chieti e San Nicolò. Il Chieti compie un'impresa, non tanto per avere spugnato il Recchioni di Fermo, quanto per le modalità, più di un'ora in inferiorità a causa della sciocchezza di Vano. I neroverdi comunque passano con il rigore che il febbricitante Esposito infila dopo essere se l'ho procurato. Vittoria in stile Ronci, con organizzazione e carattere, anche se ora domenica mancheranno Vano e Vitale più gli infortunati Arcamone, Rapino e Maschio. Sarà dunque emergenza contro quella Jesina, che proprio 3 giorni fa ha fatto un favore ai neroverdi rallentando la marcia della capolista maceratese. Ora sono 2 punti che dividono il Chieti dalla vetta, 3, uno in più per il San Nicolò, che pensieri di un campionato di vertice non ne aveva. Eppure la squadra gioca bene, la classifica sorride e nell'anticipo del Bonolis è stata superata con merito una annunciata protagonista del campionato come il Matelica. Continuando a esprimersi così e possibilmente viaggiando a fari spenti, non è il caso di porsi dei limiti, specie se saranno risolti problemi legati alla migliore concretizzazione del gioco. Piacevole sorpresa il ritorno al successo lontano dal Fadini per il Giulianova, prima vittoria esterna stagionale per i giallorossi e primo sorriso per il presidente Esposito e il tecnico Fabiano. Al Cannarsa di Termoli un avvio super con 2 gol, poi la sofferenza per il ritorno molisano, quindi gara chiusa nel recupero. 3 punti importanti per lavorare con maggiore tranquillità e permettere alla squadra di preparare al meglio il confronto tutto abruzzese di domenica al Fadini contro il Celano. Si è finalmente svegliata la squadra marsicana, che nell'ultimo quarto d'ora ha avuto ragione dell'Agnonese, cui è stata lasciata la scomoda ultima poltrona del campionato. Il tecnico Luiso respira e conta di fare un altro scherzetto al Giulianova, come fece nel 2006 quando, allora come giocatore, risolse un derby, questo sì con la D maiuscola, indossando la maglia del Teramo. Promossa anche la Miternina, che nella ripresa fiacca la resistenza del Castelfidardo con Torbidone e Carrato, marchigiani condannati al primo stop in campionato. Da segnalare poi il pirotecnico 3-3 tra Civitanovese e San Benedettese sul neutro di Monturano e la costante ascesa del Campobasso, 3ª vittoria di fila. Vi spesero beffata al 94esimo dal Sant'Egidiese Riccardo Lazzarini.
Direttore, abbiamo detto se San Nicolò continua a giocare così e a viaggiare a fari spenti, perché poi chiaro che mettersi lassù magari può generare qualche aspettativa, invece stare quasi nelle posizioni di vertice vi permette di andare a fari spenti senza grandi responsabilità e magari di mantenere anche un andamento, come dire, costante, lineare. Sì, sicuramente noi speriamo di continuare a fare punti, perché più punti fai adesso, perché sicuramente arriveranno momenti difficili, quindi più punti facciamo adesso meglio è. Solo che secondo me ci sono quelle 4-5 squadre come Chieti, Campobasso, Maceratese, Civitanovese, San Benedettese, queste sono squadre costruite per vincere. Quindi noi sicuramente domenica dopo domenica daremo sempre il massimo, perché noi siamo una buonissima squadra, quindi daremo filo da torcere a chiunque. E la società come sta vivendo questa fase? Magari crede che sotto sotto si possa fare una sorta di colpaccio, stare molto... La società è tranquilla, la società ci ha chiesto la salvezza, quindi la società è molto tranquilla, serena, vive questo momento, lo vive bene, perché 2 anni fa loro hanno avuto un'esperienza negativa, quindi sono uscite un po' con le ossa rotte da quella stagione, e quindi adesso abbiamo portato un po' di entusiasmo queste prime cinque partite, speriamo di continuare di fare più punti possibili. Tra l'altro Agna, quell'anno insomma San Nicolò puntò su alcuni giocatori molto veterani, insomma non andò granché, non ci fu un buon mix tra giovani e veteranissimi. Esatto, lì c'è stato... E andò male poi. Questo è un gruppo più omogeneo probabilmente. C'è un gruppo più omogeneo e anche un gruppo, mi pare dall'anno scorso, molto unito. Sì, è una vera e propria squadra fuori e dentro il campo. Petronio e Paris lo sanno bene come è andata 2 stagioni fa, se lo ricordano bene. Dall'anno scorso si avverte che l'aria è cambiata. Prima di tutto è dentro lo spogliatoio. E poi di conseguenza anche i risultati parlano, l'anno scorso in eccellenza e anche quest'anno fino adesso. Poi fino adesso San Nicolò mi pare che sia vero e proprio killer delle marchigiane, 3 vittorie contro 3 squadre marchigiane, quindi magari anche contro la Vispesa. A Pesaro, insomma, chissà, può uscire fuori un buon risultato. Visto che abbiamo parlato della ex squadra di Francesco Micciola, il Giulianova, che Giulianova vede in questa stagione? Dopo il Giulianova è stata una squadra costruita strada facendo, sono partiti in ritardo, hanno cambiato società, però sono convinto che con il nuovo allenatore che gli dà continuità negli allenamenti, io sono convinto che il Giulianova farà un buon campionato, perché poi giocare a Giulianova non è mai facile per nessuno, perché lì c'è il 12esimo in campo che è il pubblico. Molto difficile giocare a Giulianova. Lo scorso anno il Giulianova di Ronci in casa fece molto bene, i problemi erano fuori casa, fuori. Oltre che problemi magari legati, no, a una societari, no, un po' di precarietà, però poi in campo Alfadini la squadra rendeva tanto e bene, e fuori casa invece no. Alfadini, perché il pubblico ti mette un po' di pressione, Alfadini, quindi quando giochi lì c'hai un po' di questa pressione addosso del pubblico e il giocatore dà il 100%. Jacopo, invece il Chieti è proprio squadra coriacea, squadra dura, vinto una partita a fermo giocando 70 minuti in 10 per una sciocchezza di Vano, anzi si temeva una squalifica più pesante, invece una giornata per Vano, meglio per il Chieti, che quindi domenica dovrà ovviare a questa assenza, perché quasi certamente non ci sarà Arcamone infortunato, non ci sarà Vano, quindi Ronci dovrà varare un attacco un po' formato leggero. Però insomma, meglio che insomma Vano non sia stato squalificato per troppe giornate. E queste sono le vittorie, quelle sofferte, quelle che arrivano di misura su un campo ossico come quello di Fermo, in inferiorità numerica, sono quelle vittorie che ti fanno, che alla fine al triplice fischio ti fanno pensare che sei sulla strada giusta. Perché normalmente ci sono delle annate storte che tu l'annata storta la vedi anche da alcune partite, così come le vedi le annate, secondo me, quelle buone, come questa per il Chieti. Poi è inutile dire, vabbè, Esposito stavolta ha segnato sul rigore, però sì. Se hai Esposito, però se l'è preso il rigore lui, se è preso il rigore, l'ha battuto, l'ha segnato già settimana scorsa, 2 settimane fa ha scoppito con la miternina, con la miternina.
comincia ad essere una seria candidata, anche perché davanti non è che si corra tanto, ed è quello che avevamo detto all'inizio. I tanti scontri diretti che ci saranno, soprattutto tra marchigiane, guarda Civitanovese San Benedettese, Jesina Maceratese, e sai, poi una squadra si ferma, un'altra balbetta, un'altra in un momento e il Chieti intanto va fermo, vince e si mette lì a pochi punti, praticamente in vetta. Quindi voglio dire, questa è una vittoria che vale tantissimo, è a meno 2 dalla Maceratese, insomma ci fa particolarmente piacere, perché se avevamo detto che questo era il campionato delle marchigiane, guardate la classifica, mica tanto. Certo, ci sono anche le nostre e ne sono 10. Esatto, e c'è anche il campo basso. Poi vabbè. Direttore, voi a Chieti giocherete tra poche domeniche, sarà un altro bel test contro una squadra che vede come questo Chieti. Il Chieti è una buonissima squadra, con nomi importanti, con Esposito che secondo me è un po' il Maradona della categoria, perché è un giocatore forte, estroso, talentuoso, e sicuramente faranno bene. Solo che noi andiamo a Chieti con molta tranquillità per fare il risultato, ce l'andiamo a giocare fra 2 settimane, vediamo, fra 3 settimane mi sembra, andiamo lì e vediamo un po' come andrà. Come va. Agnia, tra le varie candidate, ho fatto diversi nomi il direttore, tu quale vedi più attrezzata? Ad esempio il Chieti può inserirsi in questa lotta, oppure insomma Ceratese, San Benedettese, Campobasso, Civitanovese? Questo Materica che però non convince, anche dopo averlo visto all'Opera a Teramo sabato scorso. Infatti non è tra i nomi che ha fatto il direttore. No, Materica è una buona squadra, però a volte fare le squadre con i nomi non è detto che... Non è fantacalcio. No, cioè, a volte io preferisco un giocatore che non è il nome, però che in campo ti dà il 100%, corre, lotta, con quello che è il nome, che ha la pancia piena. Sono giocatori che qualcuno è arrivato, non è detto che il nome importante ti fa vincere, io la penso così. Poi... Ma l'esempio del San Nicolò di 2 anni fa penso che sia l'esempio proprio calzante. Poi tra parentesi, i nomi non ti fanno vincere nemmeno il fantacalcio, posso assicurare. Ah sì, è vero. Ne sai qualcosa? Più di qualcosa. Allora, prima di andare avanti, non so se volevi concludere questo discorso ci siamo fermati poi sul Materica. Sì, sul Materica, però io ritengo la Maceratese la candidata principe. Questo asse ex giuliese con Garaffoni, D'Antoni, sì, Croce. Quello che dà maggiori garanzie. Una squadra. Da quello che dà maggiori garanzie, l'outsider potrebbe essere San Nicolò, fermo restando Chieti, San Benedettese e la stessa Civitanovese, ecco. Certo. Le candidate papabili sono quelle. Invece domenica ha ritrovato la vittoria la Miternina, una vittoria che mancava dalla prima giornata, una prestazione positiva. Ascoltiamo il tecnico della Miternina, Angelone, che peraltro nella circostanza, nel corso della partita, è stato allontanato e ha purtroppo per lui beccato 2 giornate di squalifica, quindi non sarà in panchina nelle prossime 2 esibizioni della squadra scoppitana. Però sentiamo un suo primo bilancio di questo inizio di campionato. 5 partite, 7 punti, come questo iniziale bilancio? Ma positivo, perché poi abbiamo incontrato delle squadre blasonate, abbiamo incontrato Chieti, Campobasso, Materica, oggi abbiamo incontrato una squadra che fino adesso era imbattuta, aveva preso solo un gol, quindi quando i numeri parlano in questo senso vuol dire che hanno qualità e sanno stare in mezzo al campo, quindi soddisfatto pienamente dei punti che abbiamo fino adesso, speriamo di continuare su questa strada, perché noi dobbiamo pensare domenica per domenica, non dobbiamo pensare adesso a quello che verrà, quindi dobbiamo essere concentrati già domenica prossima, ci aspetta un altro turno difficile a Macerata. Come mai il vostro bomber è partito dalla panchina, Torbidone? Ma noi abbiamo 3-4 davanti, Torbidone, Gizzi, Terriaga, Lenart, tutti dello stesso livello, di buon livello, quindi io sto cercando di prendere in considerazione tutti quanti. Loro sono dei bravi ragazzi, stanno a disposizione, rispettano le mie scelte, l'importante è che poi quando li chiamo si fanno trovare pronti come d'oggi, quindi felicissimo che Torbidone è tornato al gol, sarà più felice lui, speriamo che dalla prossima sarà il prossimo escluso a entrare e fare gol magari.
Sorride Francesco Micciolo, che conosce bene la realtà della Miternina perché ha lavorato lì, conosce il mister, insomma è un campo difficile su cui passare. Sicuramente la Miternina è una squadra di giovani, però giocare a Scoppito non è facile per nessuno, e la dimostrazione anche domenica che loro in casa fanno i punti, perché è una squadra rapida, veloce, allenata da un buon tecnico. Quindi a Scoppito non è facile fare punti. Poi ho visto anche qualche buon under, sinceramente. Sì, sono buoni giovani scelti dalla società, dall'allenatore, da Renato Ventresca, che è un operatore di mercato. Che... Ho visto questo 11, se non sbaglio, D'Alessandris, che si è mosso molto bene nella partita col Castelfidardo. Poi lì davanti c'è giocatori guizzanti, poi... Sono rimasto sorpreso dell'esclusione di Torbidone, che poi quando è entrato ha fatto gol. Quindi insomma, ci giocherete tra poco? Noi fra qualche domenica, dopo Chieti, San Benedetto, avrete penso questo impegno. Vogliamo vedere il prossimo turno, sia di Lega Pro sia di Serie D, con l'aiuto di Gianni Areo. Poi già che ci siamo vedremo anche le formazioni e gli arbitri, proprio a chiudere rapidamente. Questo è il turno dell'ottava giornata, si apre con un Ascoli Pisa che è davvero il big match, direi forse in generale di questo inizio di stagione, perché sono due squadre che hanno velleità importanti. Poi l'Aquila affronterà la Lucchese alle ore 15, ci sarà alle 20:30 sempre di sabato Spalteramo, poi via via tutte le altre gare. Vediamo anche la Serie D con la giornata che sarà la sesta di campionato, il derby del Fadini tra Giulianova e Celano, derby non con la D minuscola, non ce ne vogliono a Celano, Chieti Jesina all'Angelini, quindi test importante per la squadra di Ronci, che avrà però almeno 5-6 assenze da fronteggiare. Poi ancora, come detto, il San Nicolò giocherà in casa della Vispesaro. Queste saranno insomma le partite che riguarderanno le abruzzesi. Prima di chiedere un ultimo commento a Micciola su questo impegno del San Nicolò, vediamo Gianni la formazione della Lucchese e la formazione della SPAL. Rapidamente diamo un'inquadrata un po' ai prossimi avversari delle due abruzzesi. Questa è la Lucchese, che solitamente gioca con un 4-3-1-2 con Santini, ex Borga Buggiano e Gavorrano, alle spalle delle due punte che sono Biasci, che è un ragazzo molto interessante del Livorno, e Ferrante, che sarà l'ex di giornata, classe 95, argentino, scuola Roma, che appunto tornerà all'Aquila, dove lo scorso anno è stato fino a metà stagione. Poi c'è questo Losicco, che qualcuno soprattutto a Chieti lo ricorderà. Sì, perché... Gavorrano. Praticamente la Lucchese è una specie di Gavorrano con la maglia cambiata. Bravo. Si può dire così, perché insomma c'è Santini, c'è Losicco, e poi c'è Nolè, che giocava nel Borga Buggiano con Dimash, come anche Santini. Quindi hanno un po' raccolto questi giocatori che orbitano in quella zona. 4-3-1-2, solitamente il modulo fatto dal tecnico della Lucchese, che è in silenzio stampa. C'è un po' di maretta. Presidente Bacci non può sottolineare l'ingrandimento, perché pare non abbia pagato i premi promozione dello scorso anno. Quindi insomma, l'Aquila giocherà contro una squadra che ha in questo momento qualche difficoltà e che ha perso in casa il derby con la Carrarese. Vediamo anche la formazione della SPAL di Oscar Brevi, che dovrebbe presentare un 3-5-2-5-3-2 con Ferretti, Agna, che era nell'orbita del Teramo. Un grande rimpianto sì, Teramo. Soprattutto in quel ruolo è chiaro che il Teramo poteva avere bisogno di un giocatore come l'Italo Francese, che invece ora è alla SPAL. C'è Legittimo, ex Grosseto, fece gol all'Aquila lo scorso anno. Grande gol. Un gran gol. E poi a centrocampo c'è Romulo Eugenio Togni, ex Pescara, che conosciamo molto bene. Poi lì davanti questa coppia atomica, Giordano Fioretti, sognato anche dal Teramo un paio di stagioni fa, e Domenico Germinale, che insomma sono attaccanti che non hanno bisogno di presentazione. Menegatti, portiere che fece l'esordio tra i pro in un Teramo Poggi Bonzi, segno paterno per il Teramo. Quindi. Ce lo ritroviamo. E segno anche Iazzetta, due grandi gol in quella circostanza. Vediamo anche gli arbitri rapidamente, perché l'Aquila Lucchese sarà diretta da Pasquale Boggi, figlio d'arte, Boggi di Salerno, Robert Anthony. Eccolo qui Pasquale Boggi, che è un secondo anno in Lega Pro. Mentre...
Beh, è chiaro che somiglia. No, no, somiglia veramente. Sì. È lui. E invece Spal Teramo è affidata a un arbitro un po' più esperto, che è Niccolò Baroni. Sono entrambi arbitri di grande prestanza fisica, Boggi molto alto, filiforme. Baroni invece è un arbitro anche abbastanza corpulento. Eccolo qui, insomma, un bel bestione per la partita tra Spal e Teramo. Sorride Ania. No, mi hai fatto ridere tu, sì. Perché è un arbitro... Per l'annotazione fisica. Arbitro prestante. Siamo fuori tempo massimo. Vispesaro San Nicolò. Vispesaro battuto al 94esimo a Campobasso. Anche questa è una partita difficile, perché l'ha vista una buonissima squadra. Però X2. Ah, Secco. Speriamo che sia così. Noi non possiamo che sperare che sia così. Siamo raggiunti alla fine di questo nostro appuntamento. Grazie a Jacopo. Scusa, che però... Andrea, volevamo precisare una cosa: che la ditta che fornisce il campo a Dilopesso è quello che fornisce anche il nostro studio. Eh sì, facciamo vedere. Questo è anche sintetico. Sintetico. È la stessa. Comunque. Prossima volta. Qui solo una parte sopra, che no? Ci potrebbe. Che potrebbe verificare. Spiegare le come va. Comunque, vabbè. Dicevi, ciao Andrea. Portiamo Dugo direttamente qui. Portiamo qua, facciamo un test. Va comunque, bene. Comunque. Prossimamente. Ci vediamo mercoledì prossimo. grazie a Jacopo, grazie a Francesco Micciola, in bocca al lupo per, buonasera a voi, grazie per la stagione a voi. Del San Nicolò, grazie Ania, grazie a te Andrea. Grazie per la tua presenza e competenza, grazie a Gianni Areo in regia, grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento è a mercoledì prossimo con Pro e Contro.